Nel 1814 saliva al Ducato di Parma e Piacenza Maria Luigia d'Austria. Era stata moglie di Napoleone e per circa 30 anni i suoi domini confinarono con la Valle del Taro, là dove l'orizzonte si chiude alle montagne della Cisa, verso la Lunigiana. Ancora oggi vi ritrovi un senso d'Arcadia, ma intorno alla terra è arida e poveri sono i paesi che s'aggrappano ai boschi di castagno. Mulazzo e più in alto Montereggio sono tuttavia legati a una nobile tradizione italiana, quella del commercio ambulante dei libri. Vuole la leggenda che proprio da Montereggio i giovani montanari intraprendenti andassero verso Parma e la pianura a ritirare e diffondere libelli contro Maria Luigia e che questa attività si andasse via via trasformando in un nuovo commercio. Ma è piuttosto credibile che fosse la povertà della terra a spingere i giovani verso fiere e mercati, dapprima coi libri nei sacchi e poi con bancarelle tirate da muli. La migrazione continua ai nostri giorni e ancora le campane di Montereggio fanno eco alla torre di Pontremoli, il centro più importante della Lunigiana e al quale i bancarellai di libri devono appunto il generico appellativo di pontremolesi. Le mete tradizionali dei bancarellai sono sempre state Milano, le città e i paesi del settentrione. Non più nomadi, non più dediti come un tempo al commercio stagionale che andava dalla primavera all'autunno, essi hanno fatto della bancarella una seconda casa. E quando di primo mattino si muovono all'apertura, lo fanno con il gusto e il sapore di un rito. Le grandi doti del bancarellaio sono l'intuizione, la sensibilità e soprattutto il rispetto del cliente. Solo al momento opportuno egli interviene e consiglia, ed è ben raro che il cliente subisca pressioni o sollecitazioni ad acquistare. A differenza di un commesso di negozio che s'affida volentieri alla propria arte di vendere, il vero bancarellaio sa aspettare, illustrare e convincere senza smanie. D'altronde, le bancarelle hanno pane per ogni borsa e per tutti i gusti. Le bancarelle sono quasi sempre situate con un pizzico di romanticheria
all'ombra di vecchi monumenti e comunque in zone strategiche. L'ora del mezzogiorno, quando gli scolari lasciano le aule e gli uomini l'ufficio, è il momento della curiosità vaga, dell'occhiata che prelude forse un pomeriggio d'acquisti. C'è il gusto di leggere abusivamente qualche pagina e quello di fingere interesse ai libri in attesa dell'appuntamento. Nel primo pomeriggio i libri gialli sono ricercatissimi e forse destinati a vincere la noia dell'ufficio. L'anziano professore indaga su vecchie edizioni, mentre lì accanto un tranviere impreca alla puntualità del turno di servizio. Gli acquisti di enciclopedie e dizionari si fanno con calma a metà pomeriggio, ed è questa l'ora in cui si svolgono con atteggiamenti singolari anche le ricerche di letture amene o piccanti. La bottega, o meglio il magazzino di un bancarellaio, è qualcosa di veramente singolare e denota tutte le stranezze e le varietà di questo nobile commercio. I libri sono ammucchiati in disordine e le pareti sono montagne di cultura che occorre scalare e rimuovere di continuo. Ma è appunto in questo disordine che il proprietario della bancarella esercita il suo raziocinio di scelta e di acquisto, fidando soprattutto in quelle doti di intuizione e di sensibilità che sostituiscono in lui una frequente mancanza di cultura. Gli è perciò sufficiente sfogliare un libro e talvolta soltanto soppesarlo per afferrarne il valore e comprenderne la possibilità di interesse. Il suo mondo acquista con gli anni vigore poetico e umano, e l'ambiente in cui vive tradisce la gioia di un mestiere esercitato senza presunzione, quasi con pudore. Libri e ancora libri, un ritratto di famiglia, una vecchia pendola, sono in realtà i simboli della sua quotidiana, umile filosofia. Seguendo un'antica tradizione milanese che si rinnova nel giorno dedicato al patrono Ambrogio, i bancarellai di libri si confondono ogni anno con gli altri venditori ambulanti in una sagra di colori, di voci, di desideri. Infittiscono e sembrano pervasi da quella fame di libri che purtroppo in Italia è ancora scarsa e trattenuta. Ma qui c'è febbre e curiosità, e si direbbe che il tempo non è passato invano dal giorno in cui le prime stamperie a mano mettevano nero su bianco. E come ogni sera, il magazzino si prepara a far posto alla bancarella che ritorna, a questo curioso cigolante veicolo che tenta di dare agli uomini troppo entusiasti del progresso della materia un briciolo di autentica civiltà spirituale.